Ciao, ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi nuova e brevissima puntata della rubrica Flash Review. Qualche video fa vi ho anticipato che vi avrei fatto sapere come mi sarei trovata appunto con questo filo monofilamento che ho acquistato da Decathlon un po' di tempo fa. Faccio un breve riassunto appunto delle caratteristiche di questo filo. È un filo da 0,16 mm, l'ho acquistato appunto da Decathlon, la marca è Caperlan. E la resistenza è di 1,80 kg. È invisibile ed è appunto 100% fluorocarbon, made in Japan. Si trova all'interno di questa confezione rigida di plastica e l'ho acquistato perché credevo fosse un filo a bassa memoria. In realtà ho avuto modo di testarlo e l'ho testato appunto nella realizzazione di questo spezzone. Volevo mostrarvi appunto durante la lavorazione come si presenta il filo. Non so se si riesce a vedere, però diciamo che non si può considerare un filo a bassa memoria perché tende ad arricciarsi moltissimo. Il prezzo era di 4,99 euro. Credevo fosse migliore dell'altro che in realtà costava 2,99 euro, se non mi sbaglio. Ma non è così, non mi piace assolutamente. Continuerò a usarlo ovviamente perché adesso l'ho comprato, quindi lo utilizzerò magari per altre tipologie di creazioni. Io ho realizzato questo spezzone di tubolare con la tecnica del Pro Prismatic Rectangle Weave e quindi ho deciso di provarlo appunto con questo tubolare. Ma come potete notare, sicuramente sullo sfondo bianco si vede ancora meglio, il tutto risulta molto arricciato e molto elastico. Quindi non mi sento di consigliarvi questa tipologia di filo per lavori di questo tipo. Sicuramente invece mi sento di consigliarvi questo, che è a bassa memoria e non si arriccia, almeno non così, si arriccia leggermente, proprio una cosa lieve. E sicuramente rende il lavoro molto più scorrevole, molto più semplice. Quindi la flash review di oggi termina qui. Spero di aver risposto alle persone che mi hanno chiesto appunto informazioni su questo filo perché non l'avevo ancora provato. Vi ringrazio come sempre per la visione di questo video e noi ci vediamo prestissimo. Un bacione alla prossima. Ciao!